Benvenuti alla Medusa. La vostra è una delle pizze migliori di Torino, so che ci sono 24 ore di lievitazioni, ecco, qual è il segreto per fare una buona pizza in realtà? La qualità e poi il segreto è l'impasto della doppia lievitazione, rimane leggera e croccante. La vostra è una pizza napoletana, immagino? Sì, diciamo di sì. Una pizza la più gettonata, la più ambita, la più mangiata? C'è il tentacolo, abbiamo la macchiata, che è la pizza della casa, è leggera, è a forma di piramide. E c'è un po' di tutto, un po' di verdure, un po' di salumi, salamino, c'è il crudo, salsiccia, ed è buona, leggera e rimane buona. Ecco, secondo te la pizza che è il piatto italiano più conosciuto al mondo, più degli spaghetti, è un piatto importante della cucina italiana? Tu pensi che sia un piatto che se fatto bene sia di altissimo livello? Sì, altissimo livello, poi è un pasto completo che riesce a soddisfare tutti i gusti e ti riempie anche, va bene anche soddisfare sia come primo che come secondo. Una pizza che non hai ancora fatto che vorresti fare? Diciamo che l'ho fatte quasi tutte, dolci, salate, col pesce, con le verdure, con i porcini, di tutto, col tartufo, di tutti. Gennaro, un nome che è una garanzia per la buona pizza. Quali segreti ha la vostra pizza? Prima di tutto sicuramente la qualità. La qualità, la preparazione, bisogna stare sempre dietro al prodotto, alla lavorazione e soprattutto al modo anche di servirlo. Dai, mi prende qualche merito. No, giusto, giusto. Poi tra l'altro siete fortissimi anche sui primi. Qui c'è il pizzaiolo, però c'è anche il cuoco, no? Sì, 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 e dai, anche loro. Diciamo che anche... Ricordiamo qualche piatto un po' particolare. Beh, sicuramente le linguine in crosta. Loro sono famosissimi per questo, è un piatto a base di pesce fatto con cozze, vongole, calamari, gamberi. Particolarità sua, viene sistemato in un vassoio in terracotta, coperto con l'impasto della pizza, qui diamo merito anche ai pizzaioli, e poi infinito alla cottura in forno a vapore sporzionato davanti ai clienti. Cosa avete mangiato di buono stasera? La pizza. Ti piace qui? È molto buona? Sì, sì, buonissima. E lei cosa ha mangiato di buono? Io tutte pizza. Tutte pizza. Siete dei aficionados in questo locale? Io è la prima volta che vengo, perché me l'hanno consigliato. Ho mangiato la pizza senza glutine perché sono celiaca e la pizza senza glutine della Medusa credo che sia la più buona qui a Torino. Quindi questa pizza è una delle migliori di Torino? Sì, sì, direi proprio di sì. Io ho mangiato pizza gorgonzola e cipolle, che vabbè... Era così, la leggera, ma buona. Era però ottima, devo dire ottima, veramente. Mi piacciono i sapori forti. Assolutamente sì. Vedo che lei ha mangiato la pizza questa sera. Sì, un antipasto. Cosa le piace? Lei viene spesso alla Medusa? Sì, praticamente tutte le settimane. Tutte le settimane? A mangiare la pizza, immagino. No, anche il pesce. Però lei qual è il punto forte di questo locale? Diciamo l'accoglienza e l'ospitalità e la bella presenza di tutti, perché sono tutti alla mano. Lei è un abitué di questo locale? Un abitué, mi trovo bene, ottimi camerieri, servizio ottimo. È un piatto che le piace particolarmente? Ma diciamo la pizza. E qui abbiamo Ignazio, uno dei due fratelli titolari insieme a Lillo, che questa sera non c'è, e qua dietro ci sono questa bellissima esposizione dei pesci, sempre freschissimo. Quanti anni è che siete qui? Sono 10 anni già che siamo qui alla Medusa. Ecco, un locale sempre pienissimo, riuscite a fare addirittura 600-700 coperti, naturalmente il sabato e il venerdì qui è quasi una bolgia, diciamo. Sì, in effetti sì, e diciamo che il nostro segreto è la qualità, il prodotto... Il servizio che cerchiamo sempre, facciamo sempre in modo che sia sempre perfetto con il nostro cliente, che ormai ci conoscono. Avete anche un ottimo rapporto qualità-prezzo, diciamo che un pasto medio, una pizza, quanto può costare da voi?
Ma diciamo che un pasto medio, cioè un pasto di una pizza, pizza dolce, caffè, una bevanda, stiamo sulle 20 euro. Invece un piatto di cucina stiamo sulle 30 euro, però bisogna anche calcolare che i nostri piatti sono molto abbondanti, quindi uno non si riesce a mangiare antipasto primo o secondo, il cliente di solito mangia due portate e già ne avanza. Allora vi aspettiamo numerosi qui alla Medusa, così almeno potete provare i nostri piatti. Vi aspettiamo, come ha detto il mio titolare, intanto noi siamo aperti 7 su 7, sia pranzo che cena, durante le feste ci siamo, per menù qualsiasi cosa sapete dove trovarci.